Ciao, salve a tutti e a tutte. Innanzitutto un caro saluto all'editrice Soaglia Nueva che in questi anni, ormai tanti anni, forse 20 anni, segue il mio lavoro e ha reso possibile che la mia attività e quella delle realtà che sono attorno alla mia vita, l'economia di comunione, l'economia civile e altro, potessero raggiungere il mondo ispanoamericano e di questo davvero vi ringrazio in modo particolare. E sono felice che ora sia uscito questo ennesimo libro sui colori del cigno, che è la continuazione, una puntata, la quarta puntata di una riflessione che sto facendo da ormai più di 10 e più anni attorno alle comunità carismatiche e ai movimenti. È una riflessione per me importante perché chiaramente tocca il cuore anche della mia esperienza, in quanto fin da ragazzo partecipo di uno di questi movimenti, il Movimento dei Focolari, e anche della mia attività di studioso di fenomeni collettivi, di fenomeni comunitari, organizzativi. E anche ho avuto modo in questi anni di seguire molte realtà, molti carismi, molte realtà comunitarie che ho accompagnato anche dal punto di vista economico e organizzativo. L'idea di questo libro è un'idea che può essere riassunta velocemente in poche parole, cioè ci sono nelle realtà umane delle persone che possono essere paragonate al cigno nero. C'è questa immagine che è stata usata da Taleb, questo studioso dei cambiamenti sociali, e cioè che il fenomeno cigno nero si verifica quando un evento molto raro, ma molto impattante, raggiunge una comunità umana. Siccome è molto molto raro, in genere non siamo mai preparati a gestirlo, basta pensare al Covid, che è stato anche eletto come un fenomeno di cigno nero. Perché, essendo molto poco probabile, non si è mai preparati per gestirlo e anche perché non si conosce che cosa può accadere. Io faccio vedere che i fenomeni di cigno nero si presentano tutte le volte che appare sulla Terra un carisma, non solo i fondatori, che sono chiaramente cigni neri, cioè dei cigni non previsti del colore di tutti gli altri, che sono bianchi in genere, ma anche le persone che vivono dentro un'esperienza carismatica, a volte sono dei cigni neri. O dei cigni con piumaggi non bianchi. E quindi questo libro è un ragionamento su che cosa fare con questo tipo di persone, perché chiaramente il rischio che c'è quando si intravede all'orizzonte un cigno da un colore diverso da quello di tutti quanti gli altri è la paura che il cigno nero sia l'anticristo, sia Edipo che uccide il padre. Allora, le comunità fanno una grande fatica a gestire le diversità, cioè le persone che hanno caratteristiche diverse dal conformismo, dalla media, perché le comunità tendono ad amare troppo comportamenti conformisti e a non valorizzare abbastanza i comportamenti, diciamo, originali o diversivi. Però solo i cigni neri sono capaci di riformare le comunità carismatiche, perché hanno delle caratteristiche di innovazione. È ovvio che quel soggetto che arriva all'orizzonte può anche essere il distruttore, può anche essere l'anticristo, può anche essere San Francesco, può anche essere Chiara, può essere lo stesso Gesù, che erano tutti cigni neri. Allora io ragiono su questo libro, su come favorire la possibilità che una persona con un talento, con talenti non conformisti, originali, creativi, possano essere accolti dentro le comunità carismatiche, non siano cacciate o non gli si renda la vita impossibile, che devono andare via. E come riconoscere i cigni neri buoni da quelli cattivi? Con un messaggio che è questo, cioè che se vuoi avere la speranza che tra i tuoi figli, tra i tuoi membri, ci sia qualcuno che riformerà il carisma domani, devi accogliere il rischio che lo possa distruggere.
perché la possibilità che la persona con talento, con carisma innovativo che arriva possa anche essere negativa è sempre presente, è impossibile evitare i cigni neri cattivi. Però se eliminiamo tutti i cigni di colore diverso, non avremo riformatori, non avremo creatività, non avremo futuro, perché le comunità vanno avanti se hanno riforme, se hanno rifondazioni, se hanno persone capaci di spingere avanti il carisma in direzioni inedite, non pensate neanche dei fondatori. E su queste domande si ragiona nelle varie declinazioni, nei vari aspetti, e spero tanto che la comunità argentina, la comunità sudamericana, apprezzi questi ragionamenti e per continuare così insieme un cammino iniziato ormai da molto tempo. Grazie.